Io direi che l'esperienza di formazione che AIFA ha fatto per Eupati è sicuramente un'esperienza che definirei super positiva. Al di là del contributo che può aver dato AIFA ai pazienti, alla formazione dei pazienti, c'è qualcosa che ci torna indietro, perché l'idea di poter formare dei pazienti ci dà la sicurezza di avere innanzitutto dei pazienti consapevoli, consapevoli della propria patologia, ma consapevoli soprattutto della terapia che stanno facendo e andando verso un livello superiore anche del beneficio rischio del farmaco che stanno assumendo. E questo vuol dire pazienti che aderiscono di più alla terapia, con evidenti risvolti anche per il Servizio Sanitario Nazionale. Ma al di là di avere dei pazienti consapevoli, è importante avere dei pazienti esperti, perché possono contribuire anche a quelle che sono le attività decisionali che fa AIFA. Ora, il ruolo del paziente esperto nelle attività regolatorie è ormai chiaro, è ormai consolidato, perché già EMA ha nei suoi gruppi più importanti pazienti esperti che vengono consultati nelle fasi decisionali regolatorie, che coinvolgono naturalmente farmaci che poi vengono distribuiti in tutta Europa. Anche in AIFA è possibile avere l'opinione di alcuni dei pazienti per alcune, ad esempio per alcune problematiche specifiche. Quindi l'idea di aver formato dei pazienti che possono fornirci la loro esperienza, ma che sanno di che cosa stanno parlando, in che ambito si trovano, che conoscono il processo regolatorio, che sanno che cos'è uno studio clinico o un processo di health technology assessment, per noi è sicuramente un valore aggiunto. Quindi a noi fa piacere di aver dato un contributo alla formazione dei pazienti, ben consapevoli che in realtà questa formazione a noi ci tornerà indietro.